Cari amici di Realty in TV, oggi abbiamo il piacere di ospitare Caterina Comeglio. Piacere mio. Caterina Comeglio è una cantante, è bravissima, si sente che ha studiato un certo modo di cantare, un certo modo di interpretare, eccetera. È figlia di un padre che è un mio carissimo amico, oltretutto, un grande jazzista. Cosa possiamo dire? Niente. Sei qui per presentare il tuo EP, il tuo primo lavoro tecnicamente al di fuori del jazz, però. Sì, al di fuori, ma neanche troppo al di fuori, perché la radice si sente, no? L'eredità è un po' quella, però insomma ci sono anche altre influenze che poi ho assimilato negli anni, quindi è un mondo molto variegato, ecco, quello di quest'isola. Questa isola qui io ho letto, adesso vado a cercarla, quello qui, l'hai scritta. Hai scritto i brani in collaborazione con un pianista, giusto? Sì, allora diciamo che li ho scritti io e poi lui mi ha, come dire, indirizzato verso una sistematina, esatto, quella. Sì, ma anche perché penso che sia giusto così, al di là di tutto, cioè nel senso, uno parte con, soprattutto scrivendo i testi, anche il focus che è il significato del brano, che può essere un'esperienza, può essere, cioè insomma, quel racconto, però è giusto che ci sia anche la visione di qualcun altro, certo, che viene integrata a quella del compositore interprete, che però arriva fino a un certo punto. Sono d'accordo, perché quando uno scrive, anch'io scrivo ogni tanto le cose, e tu rimani nella tua pasta, no? Musicale, sì, eccetera, e fai una fatica incredibile a uscirne, perché la tua testa ti dice quello, magari arriva uno e ti dice no, perché non provi, e lì scatta, no, esatto, quel meccanismo. Ma infatti in realtà diciamo che la ricerca di una collaborazione è anche iniziata dal fatto che, essendo che questo è il mio primo vero lavoro da cantautrice, io sono proprio partita pensando, ma questi pezzi, boh, piacciono solo a me. Caterina, non abbiamo detto il nome. Di che cosa? Del pianista. Di Mirko Puglisi, Mirko Puglisi, meraviglioso. Adesso, già che ci siamo, scritto, diciamo il nome anche dei componenti. Di tutti, certo. Allora, sono partita da Mirko al piano, tastiere e arrangiamenti dei brani, poi c'è Jimmy Straniero, che è un bassista di Pavia, tra l'altro, esatto. Poi abbiamo Max Furian alla batteria, che insomma diciamo ha dato una bella, sì, esatto, non si poteva sbagliare. Poi abbiamo ai fiati, c'è Daniele Moretto alla tromba, che fa anche altra garanzia, ma, sì, diciamo che sono voluto andare sul sicuro, non ho voluto prendere, c'era già abbastanza un rischio dei musicisti così trovati appena lì, esatto, dietro, sì, volevo insomma delle persone che rendessero giustizia e impreziosissero quelli che erano i brani. E ragazzi, ascoltatevelo, perché lei ha detto proprio un termine, un aggettivo fantastico: impreziosiscono. Impreziosiscono. E la differenza è proprio quella, no? Sì, sì, cioè nel senso, è importante anche, soprattutto siccome è un album suonato proprio, cioè ci sono delle persone, degli esseri umani che suonano gli strumenti ancora. Cioè sì, non è fatto al computer, no, cioè, voleva dire questo, però si tratteneva un pochino. Sì, no, è proprio fatto da persone in carne ed ossa, e credo si senta, e quindi era importante avere delle persone valide e che andassero sicure in studio di registrazione. Poi abbiamo Lessionava al trombone, Pier Giorgio Elia al sassofono tenore e anche baritono in una delle tracce. Poi abbiamo Alessandro Gallo alla chitarra, che si è occupato anche delle registrazioni, assieme al fratello Alberto, che ha fatto il mix. Ma e Papi? Niente, non è presente, non è stato contemplato. Non è stato contemplato perché insomma sapevo che comunque, cioè noi abbiamo fatto un miliardo di lavori insieme, anche album che sono usciti a mio nome precedentemente a questo, che però non erano miei brani scritti da me, ma erano brani che io ho interpretato e che lui ha arrangiato. In questo caso io volevo proprio avere la libertà di potermi esprimere musicalmente senza, non che poi ci fosse un suo giudizio effettivo, però non volevo scrivere per compiacere nessuno, no, capito, o per avere l'approvazione di nessuno, volevo solo portare, come dire, alla luce questi pezzi per come li sentivo io,
cioè in realtà credo sia stata la scelta giusta. Beh, comunque il prodotto è validissimo, quindi carta canta, no? Si dice. Sì, insomma, devo dire che sta anche piacendo molto, cioè mi sono arrivati dei feedback molto positivi, sia ovviamente dalle persone che conosco, ma anche da persone che non conosco, che da quello che mi dicono alla fine, cioè si è capito di cosa parlano questi brani. Per me la cosa importante era anche che appunto si capissero le storie dietro ai testi. Mi allaccio a questo per chiederti proprio cosa rappresenta quest'isola per te. Allora, è proprio, cioè, i miei pensieri, la mia testa, come funziona, cioè proprio un iper autobiografico. Cioè, un bel giorno hai detto: no, adesso voglio fare dei brani che escono solo dal mio pensiero, non voglio interferenze di scrittura. Ma sì, cioè un bel giorno ho detto: allora, adesso il primo, cioè di questo blocco di pezzi che ho scritto, il primo probabilmente è stato La mia compagna bionda, che è quello che è uscito come singolo a giugno. E cioè in realtà sono tutti usciti un po' di getto, perché appunto non avendo un passato breve da cantautrice, nel senso che io il primo vero lavoro di questo tipo l'ho fatto nel 2019, quando ho presentato questo brano al premio Luttazzi, questo brano che avevo scritto tra l'altro in inglese, poi l'ho tradotto in italiano in occasione del concorso che poi ho vinto. E da lì mi sono detta: ma forse scrivo delle cose che non piacciono solo a me, boh, non lo so. E da lì poi, come dire, complice in realtà anche tutto il tempo libero che avevo durante la pandemia, un po' quello, un po' il dover anche ripensarmi come cantante, come musicista, come artista, tra virgolette, che vabbè è un parolone, insomma faccio un po' fatica ad usarlo, però dovendomi ripensare, ho iniziato a scrivere e quindi sono usciti un po' così, cioè direi a caso, ma nel senso che ci sono stati dei momenti in cui ho proprio avuto dei flash di frasi che poi sono diventati frasi che erano parte del brano. In genere è così, cioè l'idea ti esce di botto, no? Sì, esatto, non lo sai neanche tu. Puoi stare lì un giorno intero, e non ti esce niente. No. E poi al momento così, senza neanche sapere il perché funziona così. Sì, ma perché secondo me è un po' il fatto che dentro di te deve un po' comporsi il brano da solo. E maturare, certo. E sia, cioè, a livello di argomento di cui uno vuole parlare, cioè devi avere qualcosa da dire che ti interessa, che un po' preme per uscire, ma anche dagli ascolti che stai facendo in quel momento, cioè sviluppi una certa estetica e quindi poi vai a ricercare un determinato suono, e quando poi queste cose si fondono insieme, un giorno dal nulla scrivi un pezzo, poi magari per 6 mesi non scrivi più, cioè almeno io funziono così, poi c'è chi magari è più scientifico, vabbè, più funzionale. Ognuno ha il suo modo di fare. Ecco, veniamo, hai parlato prima proprio di questo premio Luttazzi, che è un premio di gran rispetto, signore, che è una cosa che capita tutti i giorni, no? Di vincere, quindi... No, mi è andata alziamo, bene. Siamo, eccola qua, vinci. Le mani al cielo, esatto. No, è stato, c'è da dire che era proprio, come dire, un contesto giusto per quello che scrivo io, comunque quello che scrivevo ai tempi, perché adesso appunto diciamo che ho un po' virato verso il pop. Quando scrivevo un po' più jazz e ho scoperto questo concorso, ho detto: ecco, questo è proprio il mio, cioè finalmente qualcosa in cui secondo me potrebbe andare bene, ecco. Ha vinto questo premio importante, ma volevo venire adesso invece alla tua preparazione artistica, musicale, eccetera, perché ho visto che hai studiato in posti piuttosto importanti, vuoi dirlo tu? Certo, allora io, vabbè, insomma, ho finito la maturità e dopodiché ho fatto una serie di audizioni per entrare nelle scuole di musica, nei college in Inghilterra. Ho fatto un anno di, diciamo, preparatorio a Londra, dopodiché sono entrata al Leeds College of Music, quindi sono andata ancora più a nord, e dopodiché ho fatto un'abilitazione all'insegnamento invece in università di Oxford. Quindi me la sono viaggiata su e giù per l'Inghilterra, perché diciamo che dovendo fare la cantante di jazz
E tra l'altro non essendoci ai tempi ancora il jazz nei conservatori, vero. Cioè non è stata una scelta così, cioè è che proprio non c'era il jazz nei conservatori. In Inghilterra, siccome per esempio a Leeds credo che il college di jazz proprio ci sia dagli anni 60, cioè, diciamo, sono partiti un po' prima loro, quindi giustamente sono nella didattica, poi gli inglesi sono ecco, molto forti. Poi hai fatto tutti questi studi eccetera eccetera per poi arrivare a essere anche una, non un insegnante, sì, insegnante, sì. Ma sei anche un'esaminatrice certificata. Sì, allora in realtà quello è venuto dopo, è un'altra delle svolte della pandemia, nel senso che hanno aperto questo reclutamento internazionale per l'ente certificatore del Trinity e io sono entrata, cioè sono stata la prima italiana ad entrare nel panel, cioè nel gruppo di esaminatori per il rock e pop. Però. Vabbè. Che è un lavoro molto divertente. Al di fuori dei microfoni che mia figlia è a Londra a studiare popular music. Certo. E mi vergogno, ma non mi ricordo il nome dell'università. Coia, mannaggia. Vabbè. E comunque magari chissà, domani. Assolutamente, sì, sì. Sarà esaminata anche da te, chi lo sa? Chi può dirlo? Chi può dirlo, infatti. E, cosa possiamo dire anche? Hai lavorato. Leggevo qui, io ho qui la sua biografia, per quello, perché non mi invento nulla. No, tutto. Lei ha avuto l'onore e anche la fortuna, oserei dire, di suonare o di cantare con musicisti. Io vedo dei nomi incredibili qua. Certo. Dai, dilli tu. Sì, vabbè, Bob Minzer, con Pee-wee Ellis. Sì, sì, un po'. Ma anche lavorato con persone della. Vedo Sarah Jane Morrison, ok. Certo. E arriviamo adesso a Massimo Lopez e Tullio Soneri. Esatto, perché qua c'è tutta una storia che si apre. Certo, sì, sì. Beh, insomma, abbiamo fatto tanti anni di tournée. Io ero cantante percussionista nella band assieme a mio padre, che li ha accompagnati in giro per l'Italia. E anche quella è stata un'esperienza molto bella, anche cioè banalmente di vedere il proprio paese con quegli occhi, certo. Lì, insomma, viaggiare per teatri è insomma. Ecco, domanda stupida: come facevi a rimanere seria con questi due personaggi? Cioè, immagino tu devi cantare delle cose in un certo modo, io non ho visto lo spettacolo, però devi cantare delle cose appunto in una. Con intensità, queste cose, questi qua ti fanno una battuta che ti fa sbudere. Allora, guarda, le volte devo dire che è stata veramente dura, perché soprattutto c'era un momento dello spettacolo in cui loro, vestiti da papi, cantavano The Sound of Silence. E lì c'è, cioè, il problema, perché noi poi abbiamo fatto anni in cui avevamo 100 repliche l'anno, quindi per ridere che possa fare lo spettacolo, diciamo, lo spettacolo in sé a noi non faceva più ridere, nel senso che era, però bastava quel minimo imprevisto che non, cioè, sì, non riuscivamo a andare avanti. Che ci sarà stato sempre spazio a quel minimo di improvvisazione. Sì, sì, ma poi poteva, cioè l'ha fatta qualsiasi piccolo intoppo robina, poi a noi faceva morire dal ridere, perché era la variabile che non ti aspetti. E lì, soprattutto nei papi, la cosa difficile era quando iniziavano a ridere loro due. Iniziavano a ridere loro due, non cantavano più. Poi iniziamo a ridere noi, mio padre non suonava più il flauto, io non cantavo più, cioè diventava la ritmica di Sound of Silence. Diventava il karaoke di Sound of Silence praticamente. Torniamo alla tua isola. Yes. E dove la trovano i ragazzi, i nostri amici? Nell'internet, nel vasto mondo dell'internet. Sì, sulle principali piattaforme digitali. Sembro tipo quelle dei medicinali. Su tutte le principali piattaforme digitali. Perché oddio, il fisico l'avrei anche fatto, però diciamo è un po', cioè bisognerebbe avere delle date, ecco, sì. Venderlo, eccetera, eccetera. Sembra facile, ma è un mondo molto molto complicato. Quindi diciamo che adesso l'opzione tranquilla è in digitale, che è un po' triste, ma lo so, si vendono più dischi. Anche perché io non saprei più dove metterli, per esempio, banalmente. Cioè in macchina non li posso mettere. Infatti non esistono più. È vero. E quindi, però, insomma, in un certo senso così uno può portarsi dietro la musica sempre, senza avere delle librerie fisiche. Vabbè, amici di Realty TV, noi non possiamo che fare i complimenti a Caterina Comeglio, andatevi a sentire
questi brani. L'EP che si chiama Isola si trova su tutti i soliti, su Spotify, su YouTube, esatto, Amazon Music, tutte queste cose solite. C'è anche un video, ci sono dei video immagino. Allora, c'è un video del singolo che è La mia compagna bionda, che si trova sia sul mio canale YouTube che credo anche slegato per confisco, sì, però sì, sì, il video ufficiale è sul mio canale, che è Caterina Comiglia. Ragazzi, salutiamo ancora Caterina. Ciao da Real Team TV. Grazie a tutti.